È un referendum particolarmente importante perché credo che a tutti i cittadini, inclusi anche molti magistrati, non sfugga l'importanza di ridefinire un equilibrio fra i vari poteri costituzionali dello Stato, l'esecutivo, il legislativo e il giudiziario. Lo spirito di questi referendum è questo: promuovere un dibattito costruttivo su un tema che altrimenti rischia di diventare una palla al piede per lo sviluppo del Paese. Giustizia significa anche tribunali, anche piccoli tribunali, e in Abruzzo c'è il rischio fondato che possano essere soppressi 4 tribunali. Ne sono perfettamente consapevole e partecipo con gli altri parlamentari in modo assolutamente trasversale alle iniziative dei sindaci, dei territori, dei 4 tribunali che dovrebbero essere chiusi, e mi appresto anche a presentare un emendamento che spero possa essere sottoscritto anche da altri colleghi su questo tema, perché ritengo che non sia una misura corretta. In generale voi sapete che la Lega è un partito che vede nell'accentramento e nella centralizzazione una scelta sbagliata. Noi siamo per il decentramento, per il federalismo, anche delle strutture, anche di quelle giudiziarie, anche di quelle sanitarie, e quindi siamo coerenti con questa linea e proporremo quantomeno inizialmente una proroga. Per chiudere, senatore, dalla giustizia alla riforma fiscale, ci può anticipare qualcosa di quello che farà la Lega nelle prossime settimane? Ma la Lega nelle prossime settimane aspetterà, come tutti, che il governo emani la legge delega sulla riforma del fisco. Quello che abbiamo fatto finora è stato cercare di portare o di mantenere misure di buonsenso nell'assetto del fisco italiano, e mi riferisco in particolare per il mantenimento della flat tax a 65.000 euro per le partite IVA. E per diciamo così, la parte di tutela è anche stata quella per togliere ogni riferimento a imposte patrimoniali nell'atto di indirizzo che le commissioni hanno votato la scorsa settimana nelle commissioni congiunte.